E salve ragazzi, bentornati sul canale di Ivan Ridoni e buon 2022. Spero abbiate passato un bel capodanno e che siate stati bene. Comincio a registrare il primo video di quest'anno con Pokémon Cristallo. Andiamo avanti, dovremmo essere ipoteticamente non lontani dalla fine, anche se mi è stato accennato che c'è ancora molto da fare. Quindi, spalle in gamba, vediamo che cosa ci aspetta. Da oggi si ricomincia a macinare i video dopo una sorta di pausa natalizia in cui i video sono usciti veramente a singhiozzo. Hai già lottato alla Torre Lotta? Non ho mai perso laggiù, ma... Ma tu mi hai bussato di brutto. Telefono. Aldo, scolaro. Pronto, sono io, Aldo. Il mio Tangela è sempre più forte, proprio come previsto. Sai che ieri mi è sfuggito un ottimo Growlithe selvatico? Ho fatto un errore di calcolo. A dopo, clic. E ogni tanto la gente ci telefona. Noi intanto proseguiamo sulla strada. Siamo al percorso 46, quindi stiamo andando avanti. Tuttavia qui... Ah, ok, questa qui era il bivio che avremmo potuto prendere in precedenza. Quindi, oi! Proseguiamo di qua. Finisco questo percorso e poi, ragazzi, ricordiamoci che ci ha chiamato il professor Helm chiedendoci di andare da lui. Quindi, è una pianta da frutta, Bacca Antipar. Bacca Antiparalisi. Bene. Qui invece che c'è? Pianta da frutta, Bacca, una Bacca normale. Andiamo. Qui c'è una grotta che credo sia la grotta di collegamento. Oh mamma, grotta scura. Sapete che non ricordo se ho flash con qualche Pokémon, perché di tante mosse... Ah, non ho flash, ragazzi. Dovrò insegnarlo. Per il momento proseguiamo. Scendiamo qui. Fatemi dare un'altra controllatina, perché... Giusto Donphan che non sta proprio in formissima, ma va bene. Qui possiamo scegliere se andare su o giù. Lì vedo un signore, tuttavia... Tuttavia si combatte. Anch'io alleno Pokémon. Vuoi lottare con me? E tanto non abbiamo alternativa, quindi combattiamo. Ted vuole lottare. Ha soltanto un Pokémon e ci manda Mankey. Un Mankey di livello 17. Siamo ben oltre il suo livello, ragazzi. Quindi anche ad occhi chiusi lo possiamo battere. Anche perché comunque abbiamo Pidgeot in prima linea. E contro Pokémon lotta tipo Mankey... Va alla grande. Ok. Primo combattimento dell'anno. Andato benissimo. Ho dato tutto, ma non è bastato. Ok, niente scuse, ho perso. Devo ammetterlo. Prima di combattere con la signorina, voglio vedere cosa c'è qui. Velocità X, va bene. Eccoci. Anch'io allevo i Pokémon. Vuoi lottare con me? Anche se non voglio, mi tocca, quindi... Salve, Lara. Oh, Croft. Ponita. Di livello 16. Continuiamo tranquillamente ad usare Pidgeot. Facciamo un semplice attacco d'ala, voglio dire, livello 37. Ce la togliamo di mezzo con un non nulla. Mi chiedo quanto duri ancora questa zona. Un altro Ponita. No, andiamo avanti così. Carino Ponita. Vai, altro attacco d'ala e chiudiamo il combattimento. Picnic Girl. Che sfortuna. Ho visto molte palestre. Quella che preferisco è la palestra di Fiordoropoli. È piena di fiori sgargianti. Che nervoso aver perso. Dovrò allenarmi molto meglio. Ecco il mio numero. Ah, ragazzi, non abbiamo spazio. Mi chiamo Lara. Un giorno lottiamo di nuovo. Io ti dico sì, ma tanto, vedi, il tuo telefono è pieno zeppo. Oh, zona con erba alta. Ragazzi, scusate un attimo. Corso 46 via Monto... Ma guardate dove siamo capitati, siamo all'inizio del gioco. Questo qui era il percorso che ho affrontato proprio all'inizio della serie, quando cercavo i Jedud, mi sembra. Siamo a casa, ragazzi, credo, Aspetta un secondo. Di qui passano molti tipi di Pokémon. Se vuoi acchiapparli tutti, devi guardare ovunque. Eh sì, ragazzi, siamo all'inizio.
Percorso 29? Prima di fare una pausa, ho l'abitudine di salvare. Sì, ragazzi, siamo tornati all'inizio proprio. Va bene. Tanto, dovevamo comunque passare dal professor Helm, quindi capita proprio a Cecio. Quindi, a questo punto, visto mi sembra di non aver saltato nulla, credo di aver esplorato tutto l'esplorabile di Pokémon Cristallo. Facciamo un salto a trovare mamma. Casa, dolce casa. Ciao, mamma! Ciao, eccoti a casa. Vedo che ti stai impegnando. Ho tenuto pulita la tua stanza. Sei qui per i tuoi soldi? Ma sì, dai, tanto. Cosa vuoi fare? Prendi tutto. Quanto vuoi prendere? Vedi. Ritira. Vediamo un po' se posso dire... No, aspetta. 3.000. 900. Non hai così tanti risparmi. Ma come no? Ah, in tasca. Mannaggia la miseria. Mamma, mi fai ritirare i soldi? Sì. Prendi. Oh, ecco, dovevo vedere risparmi, quindi devo ritirare 27.000. Pardon. 27.000. Conto paro, vai. Non ti arrendere. Oltretutto, visto che lei comunque di tanto in tanto ci telefonava dicendo che aveva preso delle cose per noi, dovremmo poter arredare la stanza. Esatto, decorazioni. Vediamo un po', letto di piume. Questo articolo è già sistemato. Poster. Mappa città, già l'abbiamo messo. Ornamento. Baby Clefairy, Baby Bambola Charmander. Lato destro. Hai sistemato la bambola Charmander. Abbiamo anche una bambola Clefairy. Lato sinistro per forza. Quindi, eccole qui ragazzi. Adesso abbiamo le due bamboline dei Pokémon che mamma ha acquistato per noi. Che bello, è bambola Charmander. Va bene. Andiamo a vedere... Che cosa vuole il professor Helm? Ciao assistente. Un Pokémon rubato, spero che stia bene. Si dice che un Pokémon allevato da una persona cattiva si incattivisca. Questo qui sono i dialoghi proprio di inizio gioco. Eccomi prof. Ivan, grazie a te la mia ricerca va a gonfie vele. Prendi questo, in segno del mio apprezzamento. Faccia del bicarbonato di sodio, ragazzi. Master Ball. La Master Ball è il massimo. È la regina delle ball. Cattura qualsiasi Pokémon e non sbaglia mai. È conferita solo agli scienziati Pokémon. Ma credo che tu ne possa far miglior uso di me, Ivan. Grande, abbiamo la Master Ball. Quando la ottenni su Pokémon Rosso, la riservai appunto per catturare Mewtwo. Allora, adesso... Voci di corridoio mi hanno detto che bisogna proseguire di qua per raggiungere la Lega. Anche perché altrimenti io temo che non ci sarei mai arrivato. Quindi, l'acqua è calma. Vuoi usare Surf? No, aspettate un secondo. Io dovrei comprare delle Ultra Ball. No, vabbè, la caccia ai Pokémon la cominceremo se è quando sarà tutto finito. Se deciderò di completare il Pokédex. Quindi, Quagsire usa Surf. Proseguiamo. Combattimento. Ok, qui ci troviamo dei Tentacle di livello neanche troppo elevato. Quindi togliamoli di mezzo e proseguiamo. C'è qualcuno qui fuori con una moto super potente. Strada chiusa, proseguiamo a destra. Ma strada chiusa... Ah no, ok, posso approdare. Salve! Ehi! Sai cosa hai appena fatto? Ho violato qualche proprietà privata? Hai appena messo piede in Kanto. Ragazzi, Kanto è la regione di prima generazione di Pokémon rosso, blu e giallo. Controlla la mappa nel Pokégear, ok? Dunque... Ma siamo in... Ragazzi, siamo in Pokémon di prima generazione. Ma che, me devo esplorare tutto? Ok, dunque, la Lega... Sì, i conti tornano, perché comunque la Lega... Se la Lega è rimasta, dov'era? Era necessario tornare accanto, quindi... Devo un attimo capire esattamente dove mi trovo, perché... Cascate Tojo.
Il collegamento tra Kanto e Johto o Johto? Azzarola, quindi sì, sì. Va bene, entra. Potrei anche passare di qua. Sapete, ragazzi, che non lo so. Vediamo cosa c'è qui. Se è una grotta scura anche questa. Diamo un'occhiata, vediamo dove ci porta. Da nessuna parte, ok. Temo che ci vorrà. Ma è una cascata enorme. Bene. Fine dell'avventura. Qui non si può andare. Ah, mi hanno attaccato. Quindi niente, a questo punto continuiamo a surfare. Zona molto circoscritta. E noi andiamo avanti. No, ragazzi, c'è qualcosa che non quadra. Intanto abbiamo trovato una caramella rara e va bene, ma qui non si può proseguire. Devo trovare il modo di superare quella cascata. 6 hours later. Bene ragazzi, ho perso un po' di tempo, ho fatto qualche ricerca e ho visto che, come voleva si dimostrare, Gyarados può apprendere cascata. Quindi l'ho già messo nel gruppo, ora gli insegniamo subito cascata. Opla, eccoci qua. Così potremo superare questa cosa. Mi era sfuggito di insegnare cascata a qualche Pokémon, visto che nessuno in squadra ne era capace. Gyarados sta provando ad apprendere, può conoscere 4 mosse. Che mosse ha? Che posso cancellare, che non intendo usare. Colpo, morso, ira di drago, fulmisguardo. Tanto ci facciamo poco e niente. Ed ecco qua. Con l'occasione ho anche comprato una trentina di Ultra Ball, così se troviamo qualche nuovo Pokémon ce lo possiamo accalappiare. Ora io non ricordo. Ok, ci attaccano. Intanto vediamo qui. Oh, c'è un oggetto. E che cavolo. Troviamo una pietra lunare. Buono, buono. Ok, penseremo poi a recuperare Goldin. Intanto pensiamo a proseguire. Ah beh, sì. Vuoi usare cascata? Certo. Wow, grande. Qui posso approdare? No. Ok, era semplicemente un modo per superare la cascata. Pensavo fosse una grande caverna. Slowpoke. Non sto pensando, ragazzi. Questi qui comunque sono Pokémon abbastanza deboli. Ma se io semplicemente provassi ad acchiapparlo, così a cuor leggero. Usiamo la Master Ball. Non scherziamo. Ultra Ball. Faccio un tentativo. Se lo acchiappo bene, altrimenti proseguiamo e poi tornerò qui con calma per catturarli. E invece no. Invece funziona. Ok, perdo un paio di minuti che ovviamente taglio per recuperare anche Goldin. Slowpoke, lo conosciamo, è un Pokémon ronfone. È sempre talmente distratto che non reagisce neppure se gli si morsica la gustosissima coda. Ok, vediamo se riesco a catturare anche Goldin. Eccolo! O meglio, eccola! Vediamo un po' se le lancio la sfera. Ok? Ultra Ball. Ora, calcolando la mia fortuna e la mia statistica, visto che questo è un Pokémon che voglio catturare, non lo prenderò. Che ve lo dico a fare. Dai, un altro paio di tentativi e poi lasciamo perdere. Vediamo un po', magari una mossa di tipo acqua fatta da Quagsire, che è a livello 34. Sì, ci siamo ragazzi, ok, posso prenderla. Ok, ci siamo, proviamo. Dai, adesso le probabilità sono a mio favore. Poi se sono sfortunato, maledizione. Oh, grande. Goldin si unisce alla combriccola. Pesce rosso. Nella stagione riproduttiva nuota elegantemente alla ricerca del compagno più adatto. Ok, piccolo sfizietto tolto. Possiamo proseguire. Eccoci all'uscita. Percorso 27. Signorina! Si combatte subito. È raro che capiti qualcuno da queste parti. Ti alleni con me? Alleniamoci con lei. Tre Pokémon. Marti. Bulbasaur. Beh, giustamente siamo tornati nella zona di Kanto. Troveremo più Pokémon di prima generazione. Bulbasaur di livello 32. Ma tu sei erba. Io sono volo. In teoria dovrei asfaltarti come non mai.
E infatti. Poi, secondo Pokémon, Venusaur. Di già. Poteva fare Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur. Invece ha visto che ha di fronte a sé un lottatore potente e si è spaventata. Chissà se attacco d'ala... alla Peppa! E dai che stiamo vicini al livello 39. Ivysaur, ok. Ivan il Terribile, Ivysaur. Yeah! Vai, una raffica e risolviamo tutti i nostri problemi. Voilà, livello 39. E Marty ha perso la sfida. Ah, ma sei proprio forte. E ci ha anche dato bei soldini. Stavo paragonando i Pokémon prima e dopo l'evoluzione. L'evoluzione rende i Pokémon molto più forti, ma dopo l'evoluzione imparano le nuove mosse molto più tardi, e questo è vero. E che c'è? Signore! Dove siete diretti tu e i tuoi Pokémon? Alla Lega Pokémon? I tuoi Pokémon sono abbastanza leali da portarti alla vittoria? Fammi vedere. I tuoi Pokémon si fidano molto di te. Vedo che li hai allenati bene, grazie. Prendi questo dono per il tuo viaggio. MT37. Che cosa? Si tratta di Terra Impesta. È una mossa che danneggia entrambi gli sfidanti? Beh, oddio, non mi sembra molto vantaggiosa. È solo per esperti allenatori. Usala se ne hai il coraggio. Auguri. Beh, magari in extremis, magari sto per rimetterci le penne. Una sorta di autodistruzione. Ok, l'unico percorso che vedo è da questa parte, quindi... continuiamo. Possiamo approdare soltanto lì sopra. Ricordate sempre che quando salto i combattimenti è perché ho affrontato Pokémon già visti. Bene ragazzi, ho giocato parecchio, ho giocato a lungo, ci sono molti combattimenti nella prossima sezione, quindi siccome il video è venuto più lungo di 40 minuti, ho deciso di spaccarlo in due come faccio di tanto in tanto. Per questo video mi fermo qui e vi do appuntamento alla prossima volta. Lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi un commento se vi va, mi fa sempre piacere. Vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao ragazzi, abbraccio a tutti.